ماش بوكر توف بوكر اور خودش توف مبورخ راجاتسي بونيسيمو ميزي دي بون اوغوريو بير توتي نوي ان بارناسا ان بيوت ان زيفوجين ان اצלحه بكل ما سيادينو امين كن يرצו רפואה שלמה ומושלמת, אנקה ריקורדו, האחים בן דורותיה, לעילוי נשמת, אבי מורי, רבי שמואל, הכהן, בן פייגה ויוסף, רודל, עם נשמתו צרורה, בצורה לכם, יהי זכרו ברוך. אמי בנותו, אבי מורי, אבי וולדירי פאדרי, ביו פאדרי, אם פרצ'ס דיצ'ה, לבסיס רבלתו, רכי הפונטו, כמו ורודתו, כאלה, אלטרה ואולטה, Kola menabedet ben chavero Torah keilu yelado, c'è scritto nel Rashi, colui che insegna Torah al figlio del prossimo, è come se l'avesse procreato. E dunque, quando dico, ho detto padre, così in ebraico, è venuto Avi, spirituale lo è. Dunque, voilà, oggi è il penultimo giorno della Shiva, appunto, dunque ci tenevo anche in particolare. Allora, oggi abbiamo la terza chiamata, siamo al capitolo 7, ma su 17, 17 che è il valore numerico di Tov, bene, è 17, e Chaimushka ti possiamo sentire o non ancora? Si fa desiderare, hai capito? Chaimushka, vabbè. Allora, dicevo sì, siamo alla Yom Shlishi, dunque terza chiamata, 7:17 e partiamo. Allora, ci sono adesso oggi diversi rashi che fanno calcoli così un po' approfonditi, diciamo. Dunque, poi c'è sempre anche il lato grammatica. Oggi abbiamo tempo un po' limitato, cioè diverse di voi devono avete degli impegni, dunque vediamo di essere un po' più brevi e di sottolineare i rashi. Altri che diciamo non concernano ecco la grammatica o, le, o calcoli diciamo complessi. Allora, non essendosi gli uomini pentiti sulla terra come appunto precisa Rashi, perché vi ricordate che c'erano i 120 anni mentre Noah prepara la, la Teva, niente, non hanno fatto Teva. Ancora altri 40 giorni, non si sa mai, niente, finché a quel punto... niente, nessuna teshuva, a quel punto ci fu il diluvio per 40 giorni. Le acque crebbero, sollevarono l'arca e questa, come precisa Rashi, immersa per 11 amot, si innalzò al di sopra della terra. E tutte insieme. Pagina 28, seconda riga, pasuk 17, Yuzai. Vayehi hamabul. Allora, dove siamo? Aspetta. Vayehi hamabul. Arba'im yom. Arba'im yom al ha'aretz. Al ha'aretz. Va'irbu ha'maim. Va'irbu ha'maim. Va'isu et ha'teva. Va'isu et ha'teva. Va'tarom me'al ha'aretz. Va'tarom me'al ha'aretz. Fantastica. Ok. Sentiamo, sentiamo prima René oggi. E poi sentiamo Sondri. Yeah, vai. Allora, 18, no? Le acque... Vai col Hai, vai col, con la vita. Sì, sì. Anche se io sono nata a 17 anche, eh? Ah, fantastico! Sì. Ok, sì. Sia Hai sia To, benissimo. Abbiamo... grazie. Le acque diventarono impetuose e crebbero molto sopra la terra. E l'arca procedeva sulla superficie delle acque. Le acque divennero molto, molto alte sulla terra e furono coperti tutti i monti più elevati che si trovavano sotto il cielo. Le acque sovrastarono da 15 a 8 le più alte vette e le montagne furono coperte. Morì ogni essere di carne che si muoveva sulla terra, tra gli uccelli, tra il bestiame, tra gli animali selvatici, tra tutti gli esseri brulicanti sulla terra e con essi tutti gli uomini. Tutto ciò che era sulla terra ferma, che fosse provvisto nelle narici del respiro dello spirito virale, morì. Vitale, morì. Morì. Il diluvio vitale morì. Sì, solo i pesci sì.
non morirono, però tutto quello che è sulla terraferma, che ha un respiro vitale, morì. Il diluvio cancellò ogni essere vivente che si trovava sulla faccia della terra, dall'uomo agli animali, agli esseri che strisciano agli uccelli del cielo. Essi furono cancellati dalla terra e rimase in vita solo Noè e chi stava con lui nell'arca. Le acque sovrastarono la terra per 150 giorni. Poi Rashi fa tutto il calcolo, ma come detto oggi non abbiamo tempo per tutti i calcoli. Allora, riprendiamo da 18, saluto anche Francesca, carissima. Allora, pagina 28, passo 18, hai. Vaigberu hamaim vairbu me'od ha'aretz vatelech ha'teva al pnei hamaim. Vehamaim gavru me'od me'od al ha'aretz vayechusu kol ha'arim ha'gvuim asher tachat kol ha'shamaim. 15 ama milmala gavru hamaim vayechusu ke'arim. Vaigva kol basar ha'romes al ha'aretz ba'of uva'behema uva'chaya ובכל אשר יצא שורץ על הארץ, וכל האדם. כל אשר נשמת רוח חיים באפיו, מכל אשר בחרבה מתו. וימח כל היקום אשר על פני אדמה, מאדם עד בהמה, עד רמס ועד עוף השמיים. וימחו מן הארץ, וישאר אך נוח ואשר איתו בתיבה. ויגברו המים על הארץ 50 ומעט. Io. Comunque vedete come proprio sottolineato il fatto che tutto il creato, diciamo, è stato proprio cancellato dalla terra, cancellò ogni essere vivente, proprio Vaimach cancellò, morì, cancellò, cioè abbiamo tutti questi termini molto forti per farci vivere un attimo la gravità dei peccati di questa generazione, peccati che hanno portato, poi Hamas era quello che, diciamo, ha dato l'ultimo tocco di grazia, no? Per il quale poi c'è stato il decreto finale del diluvio universale. Però ovviamente non era solo Hamas, ma tutta questa amoralità totale, non c'erano leggi, non c'era rispetto, non c'era amore, non c'era, insomma, peggio di così non poteva essere. E malgrado Hashem avesse dato non una e non due possibilità, non un anno e non due anni, però niente da fare, e non avendo fatto tshuva, non gli è rimasta scelta, tra virgolette, a Kadosh Baruch Hu, che cancellare tutto, reset, come si dice, come faremmo noi nel computer oggi, reset, perché sta umanità qua, perché come abbiamo visto anche gli animali, perché non si era fermato agli uomini, che rapporti incestuosi, omosessualità, pedofilia, donne sposate, cioè di tutto di più, e anche tra gli animali, si accoppiavano con altro genere, cioè veramente da paura. E a quel punto, come dicevo, reset e si riparte da Noach e la sua famiglia. E arriviamo al capitolo 8, al di sopra della natura, sapete questo numero importante. Allora, vi leggo l'otto, poi dopo sento Sombrin. Allora, Akadosh Baruch Hu Hashem si ricordò delle preghiere di Noah e del casto comportamento, precisa Rashi, di tutto il bestiame e di tutti gli animali selvatici che sì, avevano mantenuto anche quando erano con lui nell'arca, e divenne misericordioso. Vuol dire, se vi ricordate, per entrare nell'arca la condizione, diciamo, era che, cioè, di tutti gli animali, non delle coppie kasher, coppie non kasher, eccetera, maschio, femmina, 7, 2, eccetera, però dovevano essere tutti animali, anche con impuri, dovevano essere animali che si sono accoppiati con il loro genere e non come gli altri, appunto, che abbiamo detto. Dunque, quelli che erano nella teva con Noah erano quelli giusti, anche gli animali, e non solo prima di entrare nella teva, nell'arca, ma anche durante appunto questi 150 giorni, dove, cioè tutto il tempo in realtà, che poi è durato in tutto un anno, che sono rimasti nell'arca, anche lì hanno mantenuto, diciamo, il loro rigore,
della loro specie, insomma, non solo Noè e la sua famiglia, che come abbiamo visto più volte erano gli uomini e donne separati, ma anche gli animali. Dunque, a quel punto Hashem vede che si mantengono e allora usa la midà di rachamim, di misericordia, come precisa Rashi. Dunque fece passare uno spirito di consolazione e pietà davanti a sé per quanto riguardava la terra e finalmente le acque si placarono. Le sorgenti dell'abisso, a eccezione di, come poi precisa Rashi, di quelle benefiche vedremo quali, e le caterate del cielo furono chiuse e la pioggia fu trattenuta dal cadere dal cielo. Dunque cosa vediamo? Che comunque Kadosh Baruch Hu, a un certo punto cessa questa terribile pioggia. E allora abbiamo detto, vi ricordo che appunto i pesci non morirono ma rimasero in vita. E poi volevo anche dirvi che abbiamo al Pasuk 23, sì, ok. Allora, nel Pasuk 23, quando vedete che, torno un secondo indietro, ragazze, un Rashi che non volevo saltare. Allora, dunque, vediamo che tutto, diluvio cancella tutto e rimane solo Noach, ok? Solo. Allora, c'è il senso letterale, come dice Rashi, ma secondo il Midrash, Midrash Agadah, e questo è un Midrash molto conosciuto, Noach tossiva e sputava sangue a causa della pena che gli avevano dato il bestiame e le fiere, perché lui, come abbiamo visto, si occupava di tutti questi animali e doveva occuparsi, cioè, di tutte queste specie che sono entrate con uno nell'arca, doveva occuparsene lui, accibarli, insomma, seguire. Secondo altri, invece, Noach tardò una volta a dar da mangiare a un leone e questo leone lo colpì. Infatti, a questo proposito, nei Proverbi 11, Pasuk 31, è scritto che, ecco, anche il giusto è ripagato sulla terra. Cioè, se anche un tzaddik commette un errore, uno sbaglio, un peccato, allora viene punito su questa terra. E lo vediamo da Noach, che anche qua era ferito da questo leone. E perché? Perché aveva tardato, diciamo, fatto questo sbaglio, tra virgolette, di errore, di tardare a dargli da mangiare. E sapete che tra le animaliste, fra noi, parlavamo proprio questo prima, Sandrine, che ama gli animali, e non sei l'unica, anche Chaya Mushka, animali, Francesca, insomma, vabbè. E che sapete che bisogna dare anche l'animale a una importanza, e perché in quanto creatura di Akadosh Baruch Hu bisogna cibarlo anche prima di noi, eccetera. E dunque questo errore, diciamo, di Noach è stato un errore che gli è costato, insomma, caro. E a questo punto Hashem, abbiamo detto, Elohim. Allora guardate, vediamo insieme il passo, tutte insieme. Vaiskor Elohim et Noach. Che numero è questo? 1 di 8. Vaiskor Elohim et Noach. Ve'et kol ha'chaya. Ve'et kol ha'chaya. Ve'et kol ha'behema. Ve'et kol ha'behema. Asher ito bateva. Et kol ha'behema. Asher ito bateva. Asher ito bateva. Vaya'aver. Vaya'aver. Elohim. Elohim. Ruach al ha'aretz. Ruach al ha'aretz. Vayashoku ha'mayim. Vayashoku ha'mayim. Allora, vedete che qui Hashem si usa il nome Elohim, Vaiskor Elohim, vedete? Abbiamo appena letto. Allora, noi sappiamo che Elohim è il nome di Hashem che indica Hashem quando agisce secondo giustizia, secondo rigore. Questa appunto fu mutata nella legge della misericordia grazie alla preghiera del Tzadikim, in questo caso Noach and Company. E invece l'iniquità dei Reshaim, degli impi, al contrario, muta la legge della misericordia nella legge della giustizia. Dunque i tzadikim riescono a mutare la giustizia, il rigore in misericordia, e i Reshaim in contrario.
E Hashem si ricordò di tutte le fiere, di tutto il bestiame. E allora, appunto, cosa dice, cosa ci spiega Rashi, come vi ho accennato, di cosa si ricordò? Del merito che avevano di non aver corrotto la loro condotta prima del diluvio e di essersi astenuti da rapporti sessuali nell'arca, ok? E, come l'avevamo già visto insieme. Ok, abbiamo fatto da uno, abbiamo fatto uno e due, giusto? E concludo solo il secondo Rashi, che quando abbiamo visto a proposito che tutte le sorgenti della Bessu furono chiuse, anche le catarate del cielo, e fu finalmente trattenuta la pioggia. Allora, questo perché furono lasciate però aperte, abbiamo detto, quelle che erano necessarie al mondo. Come ad esempio, e ce lo riporta il Bereshit Rabba e anche il Talmud, Trattato di Sanedrin 108a, che il 108a riprende appunto tutto questo nel Trattato di Sanedrin che mi sono studiata questi giorni, interessantissimo, riprende appunto tutto questo periodo di Noach e tutte queste spiegazioni che poi appunto Rashi ricorda. E secondo appunto queste interpretazioni, dunque, rimangono sì le sorgenti di Tveria e altri simili, e da questa interpretazione si deduce che le acque del diluvio erano calde, molto interessante anche questo. Ok, allora, vediamo anche il 2. E vai, Sondri. Le acque andarono sempre più ritirandosi dalla terra e al termine di 150 giorni le acque iniziarono a calare. Nel settimo mese, Shivan, da quando la pioggia era cessata, al 17° giorno del mese, la base dell'arca, ancora sommersa, si posò sulle montagne dell'Ararat. Le acque andarono diminuendo fino al 10° mese. Nel 10° mese, dall'inizio delle piogge, il 1° giorno del mese di Av, apparvero le cime delle montagne. Al termine di altri 40 giorni, Noah aprì la finestra dell'arca e aveva fatto come lucernario. Fantastica, vediamolo sul testo. Da 3, vayashuvu amai me'al ha'aretz halokh vashofu vayachzeru amai mikze chamishim u'me'at yom vatanach hateva b'chodesh ha'shvi'i b'shiva'asar yom lachodesh al harei Ararat v'amaim hayu halokh v'chasor ad ha'chodesh ha'asiri ba'asiri b'echad lachodesh nir'u rasher v'yi mikets 40 yom v'yiftach noach et chalon hateva asher asa. Dunque qui i Rashi entrano nel dettaglio in tutti i calcoli, ma come abbiamo detto oggi non abbiamo troppo tempo, dunque andiamo subito a Rashi 6. Abbiamo parlato di questa finestra che era un'apertura e non si tratta, precisa Rashi, della porta dell'arca fatta appunto per entrare e uscire. Dunque qui si parla di un'altra apertura. 7. Andiamo. Francesca, sei con noi nel senso che puoi leggere? Sì. Vai Francesca. Egli mandò fuori il corvo, ma questo rifiutò di andare in missione e uscì andando continuamente avanti e indietro sull'arca finché le acque da sopra la terra non si asciugarono. Dopo altri 7 giorni, Noach lasciò andare via da sé la colomba per verificare dal fatto che non sarebbe tornata, che le acque si erano ritirate dalla superficie della terra. Ma la colomba non trovò un luogo dove posare il palmo della sua zampa, perché le acque erano su tutta la superficie della terra, e così tornò da lui nell'arca. Egli stese la mano, la prese e la fece rientrare presso di sé nell'arca. Fermati qua un attimo, allora, leggiamo insieme e spieghiamo, poi continui. Allora, וישלח את העורב, ויצא יצוא ושוב אביבוש את המים מעל הארץ, וישלח את היונה מאיתו לראות הקלו המים מעל פני האדמה, ולא מצא היונה מנוח לכף רגליו. ותשוב אליו אל התיבה, כי מים על פני כל הארץ, וישלח ידו ויקחיה, ויבא אותה אליו אל התיבה. Allora, abbiamo qui il corvo e la colomba, giusto? Allora, partiamo dal corvo, dal corvo. Il corvo andava andando e tornando, abbiamo visto. Allora,
come ci precisa Rashi, volava in cerchio intorno all'arca, senza andare a compiere la sua missione. Perché, mi direte, e Rashi ci spiega, sospettava che Noach volesse fare del male alla sua compagna. E come lo spiega appunto nella baracca che sono andata a leggere, aveva paura che Noach si accoppiasse con la sua compagna. E Noach dice, ma se con la mia propria compagna, della mia specie, cioè donna umana, non mi sono accoppiato nella Tevà, perché c'era appunto il divieto, vuoi che mi accoppi con la tua? Cioè, figuriamoci. Vi ho continuato il Nagmara. Poi, finché si seccarono le acque, secondo il Midrash Haggadah, il corvo uscì andando e tornando ancora una volta, perché era tenuto pronto in realtà per un'altra missione. Dunque abbiamo la spiegazione di prima, adesso un'altra. Per quanto cioè sarebbe stata trattenuta la pioggia nei giorni di Elia. E infatti nel Re 1, al capitolo 17, verso 7, è scritto «I corvi gli portavano pane e carne». E dunque ecco perché, diciamo, c'è questa cosa del futuro, diciamo. E, ok, poi abbiamo visto Pasuk 8, che al termine, dunque, Noach rilascia la colomba dopo al termine di 7 giorni, e qui dice Rashi, diciamo che anche la prima volta attese 7 giorni. Poi, perché la rilascia? Non era mandare in missione, dice Rashi, precisa, ma è rilasciare. Noach rilasciò la colomba perché seguisse la propria strada e potesse così vedere se le acque erano scemate. Infatti, se la colomba avesse trovato riposo, non sarebbe più tornata da lui. Il fatto che ritorna vuol dire che le acque non hanno cessato. Ok, riprendiamo da 10, vai Francesca, vai da 10 a 14. Egli attese altri 7 giorni e lasciò andare ancora una volta la colomba fuori dall'arca. La colomba tornò da lui verso sera ed ecco, vide che aveva strappato una foglia di ulivo con il suo becco. Così Noach comprese che le acque si erano ritirate dalla terra. Si trattenne ancora... Fermati però un secondo. Allora, qui c'è anche, abbiamo sempre dalla Gemara, preso dalla Gemara, dal Talmud, sia di Eruvim 18b, sia di Sanhedrin, sempre di nuovo appunto Sanhedrin 108b, che è anche, secondo me, la Shagadà, allora, che... La colomba disse, è meglio che io riceva un nutrimento amaro come l'olivo dalla mano di Hashem, piuttosto che un nutrimento dolce come il miele dalla mano di chi non è che carne e ossa. Dunque questo anche è molto conosciuto, questa espressione, diciamo, della colomba, che un po' dobbiamo anche adottare noi, nel senso, cercare veramente che la parnassà venga dalle mani di Hashem, nel senso che, direte, ma come, in che senso? Dobbiamo stare che ci arriva dal cielo? No, dobbiamo fare la nostra parte ovviamente, ma vivere la cosa, cioè vivere il fatto che tutto il concetto di parnassà viene solo e soltanto da Hashem, poi tramite i messaggeri di Hashem, però essenzialmente la parnassà è di Hashem. Ok, continua. Si trattenne ancora per altri 7 giorni e lasciò andare la colomba, che questa volta non tornò più indietro da lui. Fu nell'anno 601 della vita di Noè, il primo mese dell'anno, il primo giorno del mese, che le acque divennero una crosta fangosa sulla terra. Noach tolse la copertura dell'arca, guardò ed ecco vide che la superficie del suolo aveva cominciato ad asciugarsi. Nel secondo mese, il 27° giorno del mese, la terra era tornata asciutta. E come dice Rashi, infatti la punizione della generazione del diluvio durò, come avevo anche accennato prima, un anno intero. Fantastica, vediamo adesso sul testo. Allora,
Allora, da 10. ויחל עוד שבעת ימים אחרים, ויוסף שלח את היונה מן התיבה, ותבוא אליו היונה לעת ערב, והנה עלי זית טרף בפיה, וידע נוח כי כלו המים מעל הארץ. נו, קווסטה פוליה דוליבו, פונטו קומי ויאמוריסטו. ויחל עוד שבעת ימים אחרים, וישלח את היונה, ולא יספה שוב אליו עוד. אינפתי, נון טורננדו, בוא נראה כרשות. ויהי באחת ושש מאות שנה, בראשון באחד לחודש, חרבו המים מעל הארץ, ויסר נוח מכסה התיבה, ויר, הנה חרבו פני האדמה. ובחודש השני, בשבעה ועשרים יום לחודש, יבשה הארץ. אבל מוביסטו פרימה, כי נוח, entra nella teva quando ha 600 anni, qui 601, comunque abbiamo visto che il diluvio è durato. Sara? Ecco, sì. Posso fare una domanda? Perché? Non so, mi ha sempre turbata, ma non so perché. Perché mandò il corvo invece della colomba subito, visto che il corvo a me sembra che comunque abbia una connotazione più negativa, cioè perché si fida... Cioè manda il corvo invece subito della colomba. Buonissima domanda che non mi sono posta e che devo riflettere un attimo per risponderti, dunque dopo me lo guardo. Sì, non è... l'ho sempre preso. Sì, allora mi manda prima la colomba, poi... No, c'è in realtà... Sì, c'è qualcosa, però... Ok, te lo dico dopo però. Adesso mi sono ricordata. Te lo dico dopo perché anche te, anche Ronnie dovete uscire e voglio che Ronnie faccia i Teilim. Ok, comunque poi ci... Vai, Ronnie, Teilim. Allora, Teilim, sì. Oggi ne abbiamo il 30 di Tishrei, sì. E andiamo nel Perek 145-150. Fantastica. Allora, tutti insieme leggiamo... Sarebbe lasciare Yoshua in Techa, cioè a parte la prima frase che non è in questo per, ma che leggiamo più volte al giorno nel Shachrit, nel Mincha. Allora, Tehila le David aromimcha, Elohai amelech va'avarcha shimcha, Yolam va'ed, Bechor yom avarcheka, va'ahalela shimcha, Leolam va'ed, Gadol Adonai, umehul al meot. Beligdulato el heker, dorle dor, yeshapach maasecha, ukvurotecha yagidu, hadar kevod, hodecha, vedivrei nifrotecha asicha, vezuz norotecha yomeru, ugdulatcha asaprena, zecher rav tuvcha yabili, vetzidkatcha yeranenu, chanu verachum Adonai, ערך אפיים מוגדל חסד, טוב אדוני לכל ורחמיו על כל מעשיו, יודוך אדוני כל מעשיך וחסידיך יברכוך, כבוד מלכותך יאמר, וגבורתך ידברו להודיע לבני האדם גבורותיו, וכבוד הדר מלכותו, מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור, סומך אדוני לכל הנופלים, וזוקף לכל הכפופים, עיני כל אליך יזבר, ואתה נותן להם לתוך לביתו, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, צדיק אדוני בכל דרכיו, וחסיד בכל מעשיו, קרוב אדוני לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת רצון יראיו. יעשה בעת שבתם ישמע וישם שומר אדוניו את כל אוהביו ואת כל הרשעים ישמיד תהילת אדוני ידבר פי יברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. וואלה. אקו סי, כמו לביאמו קנטטו פר אני הסקולה ללמנטרי פעמי. Quando facevamo la tefila insieme a scuola. Allora, 146, Kufmenba. Alleluia, Hallelina fiet Adonai, Ahalala Adonai Bechayai, Azamral Elohai Beudi, Altiv Tehubin Divin, Beven Adam Shen Lotchua, Tezeruho Yashuv Leadmato, Bayomahu Avdu Eshtonotav, Ashrei She'el Yaakov Beizro Sivro Adonai Elohav, Ose Shamayim Ba'aretz, Et Hayam Ve'et Kol Asher Ba, Hashomer Emet Leolam,
עושה משפט לעשוקים, נותן לחם לרעבים, אדוני מתיר אסורים, אדוני פוקח עיוורים, אדוני זוקף כפופים, אדוני אוהב צדיקים, אדוני שומר את גרים, יתום ואלמנה יעודד, ודרך רשעים יעבד. ימלוך אדוני לעולם, אלוהיך ציון לדור ודור, הללויה. 147, קמ"ז. הללויה, כי טוב זמרה אלוהים, כי נעים נווה תהילה, בונה ירושלים אדוני, נדחי ישראל יכנס, הרופא לשבורי לב, ומחבש לעצבותם, מונה מספר לכוכבים, לכולם שמות יקרא. קוויסטו פסוקם כריפורטטו נרש. גדול אדוננו ורב כוח, לתבונתו אין מספר. מעודד ענבים אדוני, משפיר רשעים עדי ארץ. עינו לאדוני בתודה, זמרו לאלוהינו בכינור. המכסה שמיים ואבים, המכין לארץ מטר, המצמיח הרים חציר, נותן לבהמה לחמה לבני עורב אשר יקראו. לא בגבורת הסוס יחפץ, לא בשוקי שירצה, רוצה אדוני את יראיו, את המייחלים בחסדו, שבחי ירושלים את אדוני, הללי אלוהיך ציון, כי חזק ברכי שערי, ברך בנייך בקרבך, השם גבולך שלום, חלב חיטים יסביאך, השולח אמרתו ארץ, עד מהרה ירוץ דברו, הנותן שלג כצמר, כפור כאפר יפזר, משליך כרחוך, חפיתים לפני קראתו מיעמוד, ישלח דברו וימסם, ישב רוחו יזלו מים, מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל, לא עשה חן לכל גוי ומשפטים, ועל ידעום הללויה. צ'נטו קורנטו, תקוף ממכם. הללויה, הללו את אדוני מן השמיים, הללו במרומים, הללו כל מלאכיו, הללו כל צבעיו, הללו שמש וירח, הללו כל כוח ואור, הללו שמי השמיים והמים אשר מעל השמיים, יהללו את שם אדוני כי הוא ציווה ונברא, ויעמידם לעד לעולם חוק נתן ולא יעבור, הללו את אדוני מן הארץ, תנינים וכל תהומות, אש וברד, שלג וקיטור, רוח שערה עשה דברו, הערים וכל גבעות, עץ פרי וכל ארזים, החיה וכל בהמה, רמס וציפור כנף, מלכי ארץ וכל לאומים, שרים וכל שופטי ארץ, בחורים וגם תולות, זקנים עם נערים, יעללו את שם אדוני, כי נשגב שמו לבדו, הודו על ארץ ושמיים, וירם קרן לעמו, תהילה לכל חסידיו, לבני ישראל, עם תרובו, הללויה. פנולטימו, del Tehillim, non solo di oggi, 149, Alleluia, Shiru Adonai Shir Chadash, Tehilato Bikal Chassidim, Ismach Yisrael Beosav, Bnei Zion Yagilu Bemalkam, Yahallelu Shmo Bemachol, Betof Vechinor Yezamru Lo, Ki Rotze Adonai Beamo, Yefaer Anavim Bishua, Yalzu Chassidim Mechavod, Yerananu Al Mishkevotav, Romemot El Bigrunam Becheref Pipiot Biyadav, לעשות נגבם בגויים תוכחות בלאומים, לאסור מלכיהם בזיקים בנכפדיהם בחברי ברזל, לעשות בהם משפט כתוב בדר הוא לכל חסידת הללויה. את אותם סיים, אולטימו פרק, בלתהילים, אדיוד, אדן מזה, 150, קופנון, אביום ויסטו 150, אנקי אוג'י נל חומש, את אותם סיים, הללויה. הללו אל בקוצ'ו. הללו אל בקוצ'ו. הללו ברכיה עוזו. הללו ברכיה עוזו. הללו בגבורותיו. הללו בגבורותיו. הללו קרוב גודלו. הללו קרוב גודלו. הללו בתקע שופר. הללו בתקף שופר. הללו בנבל וכינור. הללו בנבל וכינור. הללו בתוף ומחול. הללו בתוך ומחול. הללו במינים ועוגב. הללו במינים ועוגב. הללו בצלצלי שמה. הללו בצלצלי שמה. הללו בצלצלי תרועה. הללו בצלצלי תרועה. כל הנשמה תהלליה הללויה. כל הנשמה תהלליה הללויה. Vai, fantastico, Chazak Baruch. E ovviamente non ci dimentichiamo del Rebbe della Rabbanit. Vi dico solo ciao Sondrinia, buonissima giornata. Solo in una parola, il Tania di oggi ci spiega l'importanza di pronunciare le parole. Se non si pronunciano verbalmente, allora
non si è usciti d'obbligo per quanto riguarda lo Shema, la Birkat Amazon, cioè non puoi leggerlo a mente, ma devi proprio pronunciare le parole, e lo spiega secondo Kabbalah e Hasidut, molto profondo, molto bello, però un minuto. Adesso concludo piuttosto. Francesca o Hayamushka? Dai, vediamo chi schiaccia prima. No, dai. Beh, io ci sono, però se vuole Hayamushka, visto che... È lo stesso. No, vai, vai, vai. Vai Hayamushka, dai, che il malo sainai el erim mein yavotri etri meim adonai ose shamayim vaaretz aliten la mot raglek al yanum shomerika in lo yanum velo ishan shomer israel adonai shomerika adonai tzileka al yad yeminika Io mamma shemesh lo yakeka veyareak balaila. Adonai ishmor kami kolora, ishmor en nafsheka. Adonai ishmor tzetecha uvoika me'ata ve'ad olam. Fantastica. Sputa rabbanita zitkanita, genalai ve'kol avai ve'kol mishu b'shem Yisrael yakone, ve'kol ohave ve'tonche Yisrael. Shir ha'malot le'david samachti ve'omrim li bet Adonai lelech omdot ayu raglinu v'sh'arayach Yerushalayim. ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו, ששם עלו שבטים שבטיה, עדות לישראל להודות לשם אדוני, כי שם ישבו כסאות למשפט כסאות לבית דוד. שאלו שלום ירושלים, ישליו אוהבייך, יהי שלום בחילך, שלווה בארמנותייך, למען אחי ורעי, אדברה נא שלום בך, למען בית אדוני אלוהים, אבקשה טוב לך. לרפואה שלמה ומושלמת של אחים ודורותיה, ולעילוי נשמת. מורי ורבי רבי שמואל הכהן בן פייגה ויוסף, תהי נשמתו צרורה רבי צרור החיים, יהי זכרו ברוך אמן, כן יהיה רצון. בוניסימה ג'ורנטה רגצה טוטה ווי, un abbraccio forte. Grazie a tutte, ciao. Grazie. Ciao. Ciao, a domani. Ciao, ciao. Ciao a tutte.